insieme adesso, come abbiamo letto la settimana scorsa, sono finite le vie difficili, le torture, tutto questo lungo percorso di preparazione e ora invece siamo arrivati, come sapete, al paradiso terrestre. E quindi leggiamo questo canto che dà inizio all'ultimo tragitto del libro dedicato appunto all'Eden. Vago già di cercar dentro e dintorno la divina foresta spessa e viva che agli occhi temperava il nuovo giorno, senza più aspettarla sciai la riva, prendendo la campagna lento lento su per lo suol che d'ogni parte auliva. Un'aura dolce, senza mutamento, aver in sé mi feria per la fronte, non di più colpo che soave vento, per cui le fronde, tremolando, pronte tutte quante, piegavano alla parte, o la prima ombra gitta il santo monte. Non però dal loro essere dritto sparte tanto che gli augelletti per le cime lasciasser d'operar ogni loro arte. Ma con piena letizia l'ora prima, cantando, ricevian intra le foglie, che tenevan bordone alle sue rime, tal qual di ramo in ramo si raccoglie per la pineta in sul lito di chiassi, quand'eol lo scilocco fuor di scioglie. Già m'avean trasportato i lenti passi dentro alla selva antica tanto, ch'io non potea rivedere ond'io m'intrassi, ed ecco più andar mi tolse un rio che in ver sinistra con sue picciole onde piegava l'erba che in sua ripa uscio. Tutte l'acque che son di qua più monde parieno avere in sé mistura alcuna verso di quella che nulla nasconde. Avvegna che si muova bruna a bruna sotto l'ombra perpetua che mai raggiar non lascia sole, ivi né luna. Coi piedi stretti e con gli occhi passai, di là dal fiumicello, per mirare la gran variazione dei freschi mai. E l'ammapparve, siccome egli appare subitamente cosa che disvia per maraviglia tutto altro pensare, una donna soletta che si gia e cantando scegliendo fior da fiore, onde era pinta tutta la sua via. De bella donna che a raggi d'amore ti scaldi, se io vo credere a sembianti che sogliono essere testimon del core, vegnati in voglia di trarreti avanti, dissi io a lei, verso questa rivera, tanto che io possi intendere che tu canti. Tu mi fai rimembrar dove e qual era Proserpina nel tempo che perdette la madre lei ed ella primavera. Come si volge con le piante strette a terra e in tra sé donna che balli e piedi innanzi piedi appena mette, volsesi in sui vermigli e in sui gialli fioretti verso me, non altrimenti che vergine che gli occhi onesti avvagli. E fece i prieghi miei esser contenti, sia pressando sé che il dolce suono veniva a me coi suoi intendimenti. Tosto che fu laddove l'erbe sono bagnate già dall'onde del bel fiume, di levar gli occhi suoi mi fece dono. Non credo che splendesse tanto lume sotto le ciglia venere, trafitta dal figlio fuor di tutto suo costume. Ella ridea dall'altra riva dritta, trattando più color con le sue mani che l'alta terra senza gelo gitta. Tre passi ci fece il lume lontani, ma è l'esponto, l'ave passo serse, ancora freno a tutti orgogli umani, più odio da Leandro non sofferse per mareggiare intra sesto e abito che quel da me, perché allor non saperse. Voi siete nuovi, e forse perché io rido, cominciò ella, in questo luogo eletto all'umana natura per suo nido, maravigliando tienvi alcun sospetto. Ma luce rende il salmo delettasti, che puote disnebbiar vostro intelletto. E tu che sei dinanzi a e mi pregasti, di s'altro voglio dir chi venni presta ad ogni tua question, tanto che basti.
L'acqua di Sio, il suon della foresta, impugna dentro a me novella fede di cosa chiudi contraria a questa. Ondella, io dicerò come procede per sua cagion ciò che ammirar ti face, e purgherò la nebbia che ti fiede. Lo sommo ben, che solo esso a sé piace, fe l'uomo buono a bene a questo loco, diede per arra a lui d'eterna pace. Per sua difalta qui dimorò poco. Per sua difalta in pianto e in affanno, cambione, storiso e dolce gioco. Perché il turbar che sotto da sé fanno l'essalazione dell'acqua e della terra, che quanto possono dietro al calor vanno, all'uomo non facesse alcuna guerra, questo monte salio verso il ciel tanto e libero né d'indi ove si serra. Or perché in circuito tutto quanto l'aere si volge con la prima volta, se non gli è rotto il cerchio d'alcun canto, in questa altezza che è tutta disciolta nell'aere vivo, tal moto percuote e fa sonar la selva perché è folta. E la percossa pianta tanto puote che della sua virtute l'aura impregna e quella poi girando intorno scuote. E l'altra terra, secondo che è degna per sé, per suo ciel, concepe figlia di diverse virtù, diversa legna. Non parrebbe di là poi maraviglia, udito questo, quando alcuna pianta senza seme palese vi s'appiglia. E saper dei che la campagna santa dove tu sei, di ogni semenza è piena, e frutto ha in sé che di là non si schianta. L'acqua che vedi non sorge di vena che ristori vapor che ciel converta come fiume che acquisto perde lena, ma esce di fontana salda e certa che tanto dal voler di Dio riprende quant'ella versa da due parti aperta. Da questa parte con virtù discende che toglie altrui memoria del peccato, dall'altra d'ogni ben fatto la rende. Quinci le te. Così dall'altro lato è uno è si chiama e non adopra, se quince quindi pria non è gustato, ha tutti gli altri sapori e sto è di sopra. E avvegna che assai possa essere sazia la sete tua, perché io più non ti scuopra, darotti un corollario ancora per grazia, né credo che il mio dirti sia men caro, se oltre promissione te così pazia. Quelli che anticamente poetaro, l'età dell'oro e il suo stato felice, forse in Parnaso e sto loco sognaro. Qui fu innocente l'umana radice, qui primavera sempre e ogni frutto, nettare è questo di che ciascun dice. Io mi rivolsi indietro allora tutto ai miei poeti e vidi che con riso udito avea l'ultimo costrutto. Poi alla bella donna tornai il viso. Allora, aspettate perché ho acceso un venticello, ma un po' più forte di quello del Lede. Quindi mi dà un po' fastidio e mi ricorda che l'Eden non esiste più per noi. Allora, riprendiamo. Vi dicevo, avrete notato forse in questa prima lettura come è cambiato il tono. Della narrazione, proprio perché non siamo più in purgatorio, appunto. Le ultime parole di Virgilio, vi ricordate, avevano annunciato a Dante l'imminente arrivo di Beatrice, avevano dichiarato Dante padrone di se stesso, libero e sano ormai, e quindi Virgilio aveva indicato a Dante che finché non fossero arrivati gli occhi belli, lieti, che piangenti l'avevano mandato a soccorrerlo alla selva, Dante poteva per la prima volta fare quello che voleva, seguendo il proprio piacere, sedersi o camminare tra il bel giardino dell'Eden. E quindi Dante, appunto, dopo queste parole, vi ricordate che il canto 27° si chiudeva appunto con il discorso di Virgilio? Ora riprende la narrazione e racconta che immediatamente
comincio a camminare, sottolineando che tra queste due vie attraverso le quali si può giungere il bene, cioè la vita contemplativa e la vita attiva, quella che evidentemente è più connaturata a lui è quella attiva, per cui si mette subito a camminare. Vago già di cercare dentro e intorno la divina foresta, spessa e viva, che agli occhi temperava il nuovo giorno, senza più aspettar lasciai la riva, prendendo la campagna lento lento, su per lo suol, che d'ogni parte auliva. Bellissime terzine con cui Dante intanto stabilisce una prima opposizione tra la selva oscura, aspra e forte, e questa foresta divina che è spessa e viva. Vedremo che lungo il canto ci sono diversi elementi che permettono appunto di ricordare quella selva oscura che rappresentava l'infelicità, l'angoscia del peccato, e questo bosco del tutto insomma opposto appunto a quella selva oscura. Quindi Dante desideroso già di percorrere dentro e tutto attorno questo bosco divino, denso di alberi e viva, viva in un senso forte, sempre viva, a differenza dei boschi del mondo che magari perdono le foglie. Questa selva che temperava per gli occhi il nuovo giorno, cioè che con la sua ombra mitigava la luce del giorno nuovo, senza più aspettare, quindi appena finito il discorso di Virgilio, Dante lascia la riva, cioè il bordo di questa selva, prendendo la campagna lento lento. Questo doppio aggettivo lento è molto bello perché è la prima volta che Dante non ha fretta, non deve compiere. Scusate che qualcuno mi scrive. Va bene, grazie. Allora, dicevo che vi ricordate che lungo tutto il viaggio in inferno, in purgatorio, Dante ha avuto fretta e ha dovuto insomma conciliare questa fretta con la sua voglia di conoscere i personaggi, eccetera. E quindi adesso si sta godendo la lentezza con cui può entrare nella selva dell'Eden, e cammina per la campagna sul suolo che auliva di ogni parte, cioè emanava un profumo da tutte le parti. Questo verbo auliva, che tra l'altro associato alla terra è già rinfrescante, no? Perché quando la terra è profumata, immaginiamo umida, è un profumo molto piacevole, credo naturalmente a tutti, ma in questo caso merita un verbo più aulico, più tipico appunto della lingua stilnovistica, di quanto non siano profumare, odorare, che sono gli altri verbi che Dante usa in altri luoghi, come se il profumo particolare dell'Eden meritasse una parola a sé stante. Quindi Dante si mette a camminare lento lento, godendosi tutti questi piaceri del paradiso terrestre, e descrive un locus amoenus con tutte le caratteristiche appunto che questo topos ha nella letteratura classica, anche se chiaramente ormai senza i pastori, no? Delle egloghe, insomma, antiche. E appunto uno dei tratti di questo locus amoenus, di questo luogo gradevole, è una brezza che dà piacere al tatto. Un'aura dolce, senza mutamento avere in sé, quindi un'aria dolce,
invariabile, senza mutare, mi feriva per la fronte, cioè mi colpiva la fronte, non di più colpo che soave vento, come un venticello. Qui è interessante il fatto che Dante non dica che sia proprio vento, ma il Dante scrittore mette la parola vento in mezzo alla similitudine, perché, come vedremo appunto più avanti, lui come personaggio, quindi prima di diventare lo scrittore di questo libro, ha capito che non è esattamente vento quest'aria, quindi lo capiremo ora man mano che andremo avanti durante la lettura. Per cui, cioè a causa di quest'aria dolce, le fronde degli alberi, tremolando, pronte tutte quante, piegavano alla parte o la prima ombra getta il santo monte. Quindi questo venticello che proveniva da Oriente, e si piegavano verso occidente le fronde a causa di quest'aria dolce e quindi dalla stessa parte dalla quale il Santo Monte del Purgatorio progetta la sua ombra. Poi capiremo perché, qual è l'importanza di questa direzione dell'aria. Ma cioè le fronde degli alberi si piegavano, ma non parò dal loro essere dritto sparte tanto, quindi senza separarsi tanto dal loro essere dritte, le fronde, quindi senza chinarsi così tanto, che gli augelletti per le cime lasciassero adoperare ogni loro arte, cioè non piegandosi così tanto da impedire che gli uccellini che erano sopra le fronde smettessero di cantare. Quindi il piegarsi era comunque limitato e permetteva il succedersi dei canti degli uccelli. Verso 16, siccome prima aveva detto non, nel verso 13, ma con piena letizia, l'ore prime cantando, ricevieno entre le foglie che teneva bordore alle sue rime. Allora, ma cantando, gli augelletti, gli uccellini, pieni di letizia, ricevevano le ore prime del giorno tra le foglie degli alberi con un canto che teneva bordone alle sue, cioè le foglie, scusate, che facevano da bordone alle loro rime, cioè al canto. Bordone è appunto nella musica antica questa melodia più in basso, più grave, che fa da appoggio alle melodie più acute e che poi con lo sviluppo appunto più avanti del barocco diventa il basso continuo. Quindi qui Dante si sta servendo di una metafora molto significativa, secondo cui il canto degli uccelli sono le rime, no? Le rime dei poeti. E diciamo, il fruscio delle fronde, lo stormire del vento tra le fronde è, diciamo, uno strumento che accompagna le rime che si cantano. Dico che è molto significativo perché in questi ultimi canti, e soprattutto in questo, in cui si descrivono tutti i piaceri del paradiso terrestre, c'è come al solito in tutta la commedia una evidente volontà da parte del Dante scrittore di avvicinare quella realtà straordinaria, irrecuperabile da parte dell'essere umano dopo il peccato originale, alla realtà quotidiana del nostro mondo. Cioè, noi ci siamo abituati fin dall'inizio dell'inferno a cogliere nella caratterizzazione dei personaggi infernali, dei paesaggi, dei contrapassi, insomma, dei cenni alla realtà che abitiamo.
Ma la cosa stupefacente è che arrivando al paradiso terrestre, e questo continuerà anche nel paradiso celeste, ci sono da parte di Dante anche lì molte analogie attraverso metafore, similitudini, ricordi del poeta che di nuovo avvicinano una realtà, questa volta piacevole, alla realtà del mondo. E questo è il primo degli elementi, cioè il fatto di suggerire attraverso questa metafora delle rime e il bordone, che sono chiaramente attività umane, suggerire che la poesia e il canto rassomigliano il paradiso perduto, cioè il suono, lo stormire del vento che accompagna con un suono grave il canto degli uccelli sembrerebbe l'ideale che tendono a riprodurre nella misura del possibile i poeti e i musicisti. E come al solito, attraverso queste, diciamo, questi ravvicinamenti che fa Dante, siamo invitati appunto a cogliere i frammenti di paradiso che ci sono nel nostro mondo, il primo elemento dei quali è chiaramente la poesia e la musica, nonché, come vedremo, gli stessi uccellini e gli stessi alberi che noi abbiamo e che ha anche l'Eden, vero? E infatti, immediatamente dopo, cioè, quando ha appena descritto questo suono, al verso 19 Dante paragona questo effetto a un posto dell'Italia. Tal qual di ramo in ramo si raccoglie per la pinete in sul lito di chiassi quando è lo scilocco fuor di scioglie. Cioè, esattamente uguale a come in classe, cioè in una pineta vicino a Ravenna, da ramo in ramo si può sentire in questa pineta, questo insieme di pino, quando Eolo, il dio dei venti, discioglie lo scilocco. Quindi Dante ci sta dicendo che questo effetto che si trova nella pineta di classe è esattamente uguale a quello che si sentiva nell'Eden. E fa piacere pensare che questo è un posto che Dante ha visitato nell'esilio. Infatti, a Ravenna, come voi sapete, Dante morirà qualche anno dopo aver scritto questi versi. Dico che fa piacere perché ci permette di immaginare la capacità del Dante esule, nonostante i tanti dolori dell'esilio, di cogliere anche le possibilità di un godimento paradisiaco al mondo, sentendo il vento e gli uccellini in mezzo a un bosco di pini, vero? Allora, al verso 22, già m'avean trasportato i lenti passi dentro alla selva antica tanto che io non potea rivedere un Dio mi entrassi. Allora, non so se vi ricordate che nella selva oscura e nella descrizione della condizione di Dante in quell'inizio del viaggio, Dante aveva detto: io non so ben ridir com' io v'entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Anche qua Dante si trova in una situazione analoga, dice: i miei lenti passi mi avevano già trasportato tanto dentro la selva antica che io non potevo rivedere da dove ero entrato. Quindi è una situazione analoga, ma chiaramente nel caso della selva oscura si trattava di una condizione di offuscazione della coscienza, questo sonno, no? Che rappresenta uno stato di confusione mentale, di privazione della libera volontà, mentre in questo caso è prodotto del piacere, della lentezza che una volta finito il cammino difficile, ha fatto sì che Dante perdesse il controllo dei passi che sta facendo. Quindi è talmente rilassato che lentamente è entrato in un posto che non gli permette più di vedere da dove parte era entrato,
ma senza che questo implichi uno smarrimento, ma il piacere di non dover guardarsi dietro, di non dover preoccuparsi della strada come ha dovuto fare per tanto tempo. Quando lui era così dentro, verso 25, ed ecco più andare, mi tolsi un rio che in per sinistra con sue picciole onde piegava l'erba che in sua ripa uscio. Cioè, ed ecco che apparve un fiume a Dante che con le sue piccole onde faceva piegare verso la sinistra l'erba che usciva al suo bordo. E per descrivere la limpidezza di queste acque, Dante fa un paragone, questo sì, dei soliti, insomma, che ha fatto lungo tutto il libro. Tutte le acque che sono di qua più monde pariano avere in sé mistura alcuna verso di quella che nulla nasconde, avvegna che si muova bruna bruna sotto l'ombra perpetua, che mai raggiar non lascia sole, ivi né luna. Allora, qualsiasi acqua di un fiume che di qua, cioè al mondo dei vivi, sia più pulita, più monda, sembrerebbe avere in sé un qualcosa di sporcizia, di mistura, in confronto con quella, cioè con l'acqua di questo fiume dell'Eden, quell'acqua che non nasconde nulla. Cioè che è talmente trasparente che si vede tutto. Questo è molto importante, tra 2 settimane lo ricorderemo quando Dante cercherà di, cioè si verrà specchiato su questa superficie d'acqua e vedremo come reagirà, perché è un'acqua che, come ci ha appena detto, non nasconde nulla. Avvegna che, cioè nonostante quest'acqua si muova, vedete come Dante ne parla al presente, ricordandoci che quell'acqua non è che c'era solo quando lui ha fatto il viaggio, ma c'è tuttora mentre leggiamo, e questo rinnova le nostre speranze di vederle. Nonostante quest'acqua si muova bruna bruna sotto l'ombra perpetua, cioè oscura oscura, sotto l'ombra perpetua della selva, che non lascia mai irradiare lì il sole nella luna. Quindi è un'acqua trasparentissima, come non si è mai vista nel mondo, nonostante sia sempre in ombra e non sia illuminata né dal sole né dalla luna, perché è appunto sotto la perenne ombra degli alberi dell'Eden. E allora Dante si deve fermare perché stava avanzando lento lento e di colpo un fiume, diciamo, gli impedisce di continuare. E al verso 34, coi piedi stetti e con gli occhi passai di là dal fiumicello per mirar la gran variazione di freschi mai. Cioè Dante con i piedi ristette, cioè si fermò, ma con gli occhi guardò al di là del fiumicello. A proposito di questo diminutivo, dobbiamo già chiarire, soprattutto noi del Rio della Plata, che questo non è un fiume come il nostro che sembra un mare, no? È un fiumicello come quelli normali dell'Italia anche, eh? E infatti tra un po' Dante ci dirà che con 3 passi avrebbe superato il fiumicello. Questo è importante perché altrimenti tutto lo spettacolo che nei prossimi canti vedremo al di là del fiume, dobbiamo capire che Dante simbolicamente è separato da tutto questo che accade, ma è vicinissimo, lo può vedere con tutti i dettagli che infatti poi ci tramanderà, eh? Allora Dante con i piedi sta fermo, ma con gli occhi va al di là del fiume, per ammirare, per contemplare la grande varietà di freschi mai, cioè di fiori tipici della primavera. I mai erano i mazzi di fiori che i fiorentini nelle calende di maggio raccoglievano per mettere alla finestra o alla porta delle loro case. Quindi Dante ammira
la quantità di fiori che ci sono dall'altra parte del fiume. Anche questa posizione di Dante, cioè fermo con i piedi ma con gli occhi andando avanti, ci ricorda per contrasto l'atteggiamento che lui aveva avuto, vi ricordate, quando era appena uscito dalla selva e proponeva questa prima similitudine, no? Con il naufrago che ha appena scampato le acque pericolose e guata, e guarda. Aveva detto così l'animo mio che ancor fuggiva si volse a retro a rimirarlo passo che non lasciò già mai persona viva. Quindi anche Dante in quel momento, essendo già fermo con i piedi, era tornato con la mente al pericolo della selva. Però per contrasto qui lui sta andando avanti. Anche qui c'è una differenza tra l'atteggiamento fisico e quello spirituale. Ma qui lui piacevolmente guarda davanti anziché tornare con la mente indietro verso la selva. E questo è indicativo appunto della nuova condizione acquisita di libertà e di padronanza di se stesso. E quando guarda davanti, che vede al verso 37? E l'amm'apparve, siccome egli appare subitamente, cosa che disvia per maraviglia tutto altro pensare, una donna soletta che si gia e cantando e scegliendo fior da fiore, onde era pinta tutta la sua via. Cioè là, cioè dall'altra parte del fiume, m'apparve come può. Come accade che appare subitamente una cosa che disvia per meraviglia un qualsiasi altro pensiero, Dante voleva ammirare i fiori, ma lo distrae, come ora vediamo, una donna che camminava mentre cantava e sceglieva fiori dai fiori di cui era dipinta tutta la sua via. E quindi vedi una donna che non è Beatrice, chiaramente, anche se la presenza di Beatrice era stata da poco annunciata da Virgilio, vede una donna che cammina cantando e raccogliendo i fiori come faceva la donna del sogno di Dante, vi ricordate che si narra nel canto precedente. Vi ricordate che Dante aveva sognato questa donna giovane molto bella che raccoglieva i fiori e faceva delle ghirlande e che si presentava dentro il suo sogno come Lia, cioè la sorella maggiore di Rachele, e avevamo detto appunto che per il cristianesimo queste due mogli di Giacobbe, rappresentavano la virtù della vita attiva e della vita contemplativa rispettivamente, e il fatto che Lia fosse stata la prima, moglie di Giacobbe, solo dopo aver sposato la quale Dante poté ottenere quella che più amava, che era invece Rachele, era significativo della preparazione provvidenziale di una vita attiva, virtuosa per raggiungere la contemplazione. E quindi il fatto che qui appaia una donna che non è quella che gli è stata annunciata da Virgilio, sembra di appoggiare l'ipotesi secondo cui la Lia del sogno di Dante stava annunciando profeticamente questa donna che si chiama Matelda, anche se il nome non apparirà fino a molto dopo, quindi quando diremo il suo nome nel testo parleremo delle sue possibili identificazioni con donne storiche. Ma per ora non se ne dice il nome, ma per comodità noi anticipiamo che si chiama Matelda. Dicevo che la somiglianza tra l'atteggiamento di Matelda e quello di Lia in qualche modo tende ad appoggiare la tesi secondo cui Matelda è la realizzazione vera del sogno profetico di Dante.
necessaria prima dell'arrivo di Beatrice, che è già stata annunciata e che probabilmente è stata profeticamente allusa attraverso la menzione di Rachele nel sogno. Va bene? Allora Dante, al verso 43, vedendo dall'altra parte del fiume una donna, per la prima volta in tutto il viaggio, visto che Virgilio gli ha detto non aspettar da me né una parola né un cenno, segui il tuo piacere che coincide con il bene, spontaneamente parla con questa donna. De bella donna, che ai raggi d'amore ti scaldi, si può credere ai sembianti che sogliono essere testimon del core, vegnati in voglia di trarreti avanti, disse a lei, verso questa rivera, tanto che io possa intendere che tu canti. Allora, seguendo il proprio piacere, Dante si rivolge alla donna, gli dice: Oh bella donna che ti scaldi davanti ai raggi d'amore, se io voglio credere ai sembianti, cioè al tuo aspetto, che di solito sono appunto i sembianti, testimoni, testimonianze del sentimento del cuore, abbi il piacere di avvicinarti alla riva verso questa rivera dove sono io, dice Dante, tanto che io possa capire le parole del tuo canto. Bene? E aggiunge Dante: Tu mi fai rimembrar dove e qual era Proserpina nel tempo che perdette la madre lei e della primavera. Cioè tu mi fai ricordare i tempi e il posto com'era Proserpina, Dante prende, diciamo, dal quinto libro delle Metamorfosi Ovidiane, questo famosissimo episodio in cui Proserpina, la figlia adolescente di Cerere, in un tempo in cui era sempre primavera, come appunto è nell'Eden, era stata rapita da Plutone, il re dell'inferno, e quindi da quel momento in poi il mondo aveva cominciato ad alternare le stagioni. Perciò dice, nel tempo in cui la madre Cerere perse Proserpina, e lei perse la primavera perché andò nell'inverno eterno che è l'inferno, lasciando, insomma, poi il seguito del mito racconta che Cerere ottenne da Plutone la possibilità di far tornare per alcuni mesi l'anno sua figlia al mondo, che è appunto quando rinasce la primavera ogni volta. Allora Dante dice, diciamo, fa un primo accostamento attraverso questo ricordo che lui come personaggio ha tra il mondo antico greco-latino, pagano e la realtà dell'Eden. E dico che il primo perché poi ci saranno altre allusioni a miti ovidiani, ma soprattutto, come forse avrete sentito durante la prima lettura, proprio le ultime terzine del canto riguardano esplicitamente l'analogia tra l'età dell'oro pagana e la realtà dell'Eden giudeo-cristiano. Allora, finite le parole di Dante, la donna al verso 52, come si volge con le piante strette a terra e intra sé donna che balli e piedi innanzi piede appena mette, volsesi in sui vermigli, in sui gialli fioretti verso me, non altrimenti che vergine che gli occhi onesti avvagli. Allora, così come una donna che sta danzando in un modo elegante, decoroso, si volge verso qualcuno, in questo caso verso Dante, con le piante dei piedi strette a terra, quindi senza saltare, e chiuse dentro di sé, come ballando, mettendo appena un piede dietro l'altro, davanti all'altro, cioè a piccoli passi, così si volse questa donna
sui fioretti vermigli e gialli del che erano sul prato, verso di me, dice Dante, nello stesso modo in cui una donna vergine gli occhi onesti abbassa, quindi con la timidezza tipica della codificazione della donna virtuosa che non osa guardare di fronte gli occhi degli uomini, ma abbassa per timidezza gli occhi. E al verso 58, e fece i prieghi miei essere contenti, sia prestando sé che il dolce suono veniva a me coi suoi intendimenti, cioè avvicinandosi verso di me, in modo da soddisfare, fare contenti i miei prieghi, le mie preghiere, è appunto quello che Dante gli aveva chiesto, no? Avvicinati così posso sentire che cosa stai cantando, quindi soddisfacendo la richiesta di Dante, avvicinandosi così tanto a lui che il dolce suono cominciava ad arrivare a Dante con i suoi intendimenti, cioè con la possibilità di essere comprese le parole del testo. Quindi al verso 61, tosto che fu là dove l'erbe sono bagnate già dall'onde del bel fiume, di levar gli occhi suoi mi fece dono. Cioè non appena arrivò proprio al bordo, no? All'orlo del fiume, laddove le erbe già sono bagnate dalle onde del bel fiume, mi fece dono di sollevare gli occhi suoi. Quindi solo lì alzò lo sguardo verso Dante. E qui, per descrivere la bellezza, la luce che c'è negli occhi di questa donna, Dante si avvale per la seconda volta di un mito ovidiano, in questo caso quello in cui Venere, cioè la dea appunto dell'amore, madre di Cupido, per incidente, tenendo in braccio il figlio, viene insomma ferita da una delle frecce di Cupido e quindi si innamora. Totalmente fuori dal suo uso, perché Venere ha di solito la capacità di rendere innamorati gli altri, ma in questo caso è lei che si innamora di questo pastore Adone. Allora, Dante, paragonando la lucidità di questi occhi con quella, diciamo, la luce di Venere innamorata, sta dicendo che questa donna l'amore lo rappresenta in una misura altissima. Verso 64, non credo che splendesse tanto lume sotto le ciglia Venere, trafitta dal figlio fuor di tutto suo costume. Cioè non credo che tanta luce risplendesse sotto le ciglia, quindi negli occhi di Venere, quando è stata trafitta da suo figlio Cupido fuori dal suo solito costume. E al verso 67, e questo, scusate, prima di andare avanti, questo fatto che la maggiore attenzione della descrizione sia sugli occhi e sul sorriso è molto significativo del rapporto propedeutico che c'è tra Matilde e Beatrice, perché infatti, come vedremo più avanti, anche di Beatrice le due parti più importanti del viso, che avranno anche valori simbolici molto precisi, come vedremo, sono appunto la bocca e gli occhi. E quindi, dopo aver descritto questa luminosità eccezionale dello sguardo di Matelda, al verso 67, ella ridea dall'altra riva dritta, trattando più color con le sue mani che l'alta terra senza seme gitta. Cioè lei sorrideva dritta dall'altra riva del fiume, trattando più colori, cioè avendo tra le mani molti colori dei fiori, chiaramente.
colori che senza dover essere seminata, la alta terra dell'Eden fa nascere. Vedete come in mezzo a una subordinata e in mezzo a un predicato relativo a Matelda, molto naturalmente si inserisce questo topos. Che è tipico appunto del locus amoenus e del mito dell'era di Saturno presso i pagani, cioè il fatto che questi fiori, come poi anche si saprà, anche i frutti e gli alberi, tutto cresce nel paradiso terrestre senza semi e quindi senza bisogno del lavoro umano. Questa era appunto la condizione degli umani prima del peccato. Ormai chiaramente irrecuperabile, come sappiamo bene. Allora, al verso 70, Dante farà un terzo paragone di origine virgiliana, questa volta non tratto dalle Metamorfosi, bensì dalle Eroidi, per rendere l'odio in cui gli venne questo piccolo fiume che lo separava da tanta bellezza. E quindi l'idea che ci sarà qua, ve la dico prima globalmente, così poi è più facile soffermarsi su ogni elemento, è che l'Elesponto, che è, diciamo, quel mare che doveva attraversare Leandro, innamorato di Ero, che viveva nella costa Tracia, dall'altra parte di dove viveva lui, nell'Asia Minore, cioè questo fiume piccolo che separava solo di 3 passi Dante da Matelda, era odiato da Dante più di quanto non fosse odiato l'Elesponto da Leandro, che ogni notte lo attraversava nuotando, affrontando tutti i pericoli, insomma, del mare, e che finalmente appunto lo uccise una volta, proprio per dare l'idea della bellezza, diciamo, estrema di questa donna che Dante vorrebbe raggiungere, ma viene impedito appunto dal fiume. Va bene? Allora lo dice così al verso 70. 3 passi ci facea il fiume lontani, cioè il fiume ci allontanava da 3 passi soltanto. Ma Elesponto, la ve passò Serse, ancora freno a tutti gli orgogli umani, più odio da Leandro non sofferse per mareggiare intrasesto e avido che quel da me perché allor non sapesse. Allora, ma l'Elesponto, ricordato come quello che attraversò Serse per sottoporre la Grecia, ma fu sconfitto nella battaglia di Salamina, Serse che è ancora freno a tutti gli orgogli umani, cioè monito della temerità degli esseri umani. Questo è tutto relativo all'Elesponto, poi torneremo su questa considerazione di Dante, ma l'Elesponto, cioè, ma l'Elesponto non sofferse più odio da parte di Leandro a causa del mareggiare intrasesto e avido, appunto la terra della sua origine e quella dove lui andava a trovare la sua amata Ero, che quel da me perché non saperse. Che quel fiume di 3 passi non soffrì da parte mia, dice Dante, perché non si aprì lasciandomi raggiungere Matelda. Allora, questo fatto che in mezzo al ricordo dell'Elesponto che è causato dall'analogia con il mito di Leandro ed Ero, sia ricordato attraverso l'impresa di Serse, destinata ad essere sconfitta, non sembra casuale proprio nella terra dove, per la temerità dell'orgoglio umano, è stato fatto il peccato originale. Cioè, Dante
detesta questo piccolo fiume che non gli lascia raggiungere Matelda, ma capisce il Dante scrittore che questa impossibilità ricorda appunto i rischi dell'orgoglio umano, perché chi l'aveva attraversato nel V secolo a.C., cioè Serse, venne sconfitto provvidenzialmente, come ogni cosa della storia, secondo lo sguardo di Dante. E cioè lui umanamente prova odio della separazione di questo fiume tra lui e Matelda, che rappresenta questa bellezza antica, intatta, no? Dell'epoca in cui c'era sempre primavera, ma è consapevole che essendo lui parte del genere umano corrotto dal peccato originale, voler annullare questa distanza sarebbe stato peccaminoso. Perciò probabilmente ricorda il monito all'orgoglio umano proprio in rapporto con il simbolo di questo fiume. Un po' più avanti vedremo che questo fiume, qual è la sua funzione e perché Dante non è ancora pronto per oltrepassarlo. Va bene? Allora, questa donna, una volta che ha guardato Dante, si è avvicinata, insomma, abbastanza da fargli sentire, la sua voce. Parla con Dante al plurale, nonostante Dante si sia rivolto solo lui, no? A lei e abbia parlato di sé in prima persona singolare, chiaramente la voce di Matelda ci ricorda che lei sta vedendo non solo Dante, ma dietro di lui Virgilio e Stazio. Va bene? E infatti alla fine del canto, come vedremo, dirà una cosa che diciamo, è dedicata soprattutto a loro due, più che a Dante. E quindi magistralmente Dante, perché oltre ad essere il miglior poeta del mondo, è anche un narratore straordinario, ci ricorda che nonostante Virgilio non parli più, come annunciato alla fine del canto 27°, è ancora lì in silenzio insieme a lui. Bene? Allora, al plurale, quindi parlando con Dante, Stazio e Virgilio, al verso 76, voi siete nuovi e forse perché io rido, cominciò ella, in questo luogo eletto all'umana natura per suo nido, maravigliandoti envi alcun sospetto, ma luce rende il salmo delectasti che puote disnebbiar vostro intelletto. Cioè gli dice, voi siete nuovi di questo posto, quindi siete appena arrivati, e forse perché io stia sorridendo in questo luogo che era stato eletto da Dio, chiaramente, per l'umana natura come nido, vi tiene in dubbio e in meraviglia. Cioè lei sta dicendo, vi starete domandando come mai io oso sorridere in questo posto che ha ospitato il peccato originale, cioè come mai non sono triste perché l'umanità ha perso tutte queste meraviglie che erano state create ad hoc come nido per l'umanità. Quindi forse vi stupisce questa cosa, ma al verso 80 il Salmo delectasti vi può dare luce che potrà disnebbiare il vostro intelletto, quindi vi spiegherà la verità del mio sorriso. Questo salmo che qui viene nominato solo dalla parola delectasti è il Salmo 91, dove si dichiara appunto la capacità di godersi e celebrare la bellezza della creazione. Infatti, i versicoli cui fa riferimento questo termine delectasti riguardano queste parole: perché con i tuoi fatti, Dio, mi diletti davanti all'opera delle tue mani, esulterò. E quindi l'esultazione di fronte alla bellezza del creato, indipendentemente dal cattivo uso che l'umanità poi ne fece.
Questo è quello che fa sorridere Matelda, ed è un bel sorriso perché parla della capacità di sorridere nonostante il peccato, esultando dalla bellezza della creazione e dalla bontà del piano divino che aveva per la sua creatura umana previsto questa bellezza. E al verso 82 passa alla seconda persona singolare, quindi si rivolge direttamente a Dante. E tu che sei dinanzi e mi pregasti, disse altro voglio dire, chi venni presta ad ogni tua question, tanto che basti. Allora, e tu che sei davanti, questo è importante che ce lo ricordi, no? Dante nelle parole di Matelda, cioè per la prima volta Dante cammina indipendentemente dai suoi maestri davanti a loro due, quindi è tu Dante, no? Non lo nomina, però è a lui che si rivolge, tu che sei davanti e prima mi hai pregato di avvicinarmi per far capire le parole che cantavo, disse vuoi udire altro, cioè dimmi se vuoi domandarmi qualcosa. Giacché io venni presta, cioè disposta a ogni tua domanda, tanto che basti, cioè per soddisfare ogni tuo bisogno di sapere. Questa terzina ha destato, diciamo, grandi dubbi ai critici, perché siccome questa donna che, come vi dicevo, solo fra tre canti, sì, diciamo, sapremo chi è. Con nome, ma non sapremo chi è in realtà, perché ci sono ancora dei dubbi da secoli, non solo su chi sia storicamente, ma anche su che cosa rappresenti. Qui sembra di dichiarare di essere venuta apposta per ricevere Dante. E quindi uno dei dubbi legati appunto alla sua figura è se lei è sempre lì. E quindi riceve ogni penitente che arriva all'Eden, oppure se è venuta, come qui sembra di suggerire, per chiarire i dubbi di Dante, quindi eccezionalmente nella Pasqua del 1300 Dio l'ha messa lì affinché Dante, insomma, portasse a termine la sua missione, vero? È uno dei tanti dubbi di cui cioè, torneremo a parlare quando Matelda verrà, insomma, nominata a nome. Allora, visto che Matelda si è offerta a rispondere alle domande di Dante, noi che lo conosciamo ormai bene questo Dante, sappiamo che chiaramente lui gli domanderà qualcosa, io suggerirei di fare la pausa ora così. Riprendiamo appunto dal dubbio di Dante, la meravigliosa risposta di lei. Facciamo i nostri 5 minuti di pausa, vi prego di inviarmi alla chat i vostri dubbi o commenti. Grazie. Allora, riprendiamo. Qualcuno ha mandato Salmo 91, sicura protezione nell'angoscia. Sì, grazie. Non ci sono domande, grazie dei vostri commenti. Allora riprendiamo dal verso 85. Come ricorderete, diciamo, Dante è stato appena invitato da Matelda a domandare quello che vuole, perché lei è stata, diciamo, inviata, disposta a rispondere a ogni sua domanda. E allora Dante al verso 85. Risponde, l'acqua di Sio e il suono della foresta impugnano dentro a me novella fede di cosa che udì, contraria a questa. Allora, Dante sta dicendo l'acqua, cioè questo fiume che ci separa, e il suono della foresta, quindi l'aria che fa stormire le fronde degli alberi, lottano dentro di me contro una fede nuova, cioè una certezza che ho acquistato da poco, di qualcosa che io ho udito contraria a questa. Cioè,
Cioè, Dante, vedendo che c'è l'acqua, che nel mondo è il prodotto dell'evaporazione, delle precipitazioni, e sentendo il suono di questo che a lui si presenta come un vento, che nel mondo è prodotto dello scontro di aria fredde con vapori caldi, si sorprende del fatto che sembrerebbe che nell'Eden ci fossero delle alterazioni atmosferiche che, da quello che gli ha detto Stazio, non hanno luogo nella montagna, diciamo dalla porta del Purgatorio in su. Vi ricordate che nel canto 25 del Purgatorio, appunto, a proposito della magrezza dei penitenti di Gola, Dante aveva domandato, in realtà Virgilio, ma poi aveva risposto Stazio, no? No, scusate, sto confondendo. No, al canto 21, quando Virgilio ha domandato sulla causa del terremoto e del canto di giubilo di tutte le anime, Stazio aveva confermato che dalla porta del Purgatorio in su non ci sono alterazioni atmosferiche e che quindi il terremoto non si era dovuto a cause naturali. E poi era passato a spiegare che questa montagna trema quando un'anima finisce la sua purgazione ed è pronta per andare in paradiso. Ma diciamo, Stazio aveva provveduto a spiegare in molte terzine l'assenza totale di venti, piogge, neve, eccetera, nel Purgatorio. E quindi Dante dice: allora com'è? Da dove viene fuori questo vento? Da dove viene fuori questo fiume? E quindi risponde al verso 88, Matelda: Ondella, io dicerò come procede per sua cagion ciò che ammirar si face, e purgherò la nebbia che ti fiede. Allora io ti spiegherò come procede, cioè come viene dalla sua causa quello che ti fa sorprenderti, e purgherò la nebbia che ti ferisce, cioè che ti impedisce di vedere la verità. E al verso 91 continua la spiegazione: lo sommo ben che solo esso a sé piace, quindi che soddisfa se stesso, Dio, fece l'uomo buono e a bene, cioè è destinato al bene. E questo loco diede per arra a lui d'eterna pace, e diede a lui, all'uomo, questo luogo, l'Eden, per arra, cioè per caparra, come anticipo di pace eterna. Perché comincia così, Matelda, la spiegazione? Perché lei collegherà l'effettiva mancanza di eventi atmosferici alla felicità serena di questo posto, che non deve essere alterato per niente per l'umanità, perché così l'aveva previsto Dio affinché l'umanità vivesse lì. Allora, per ora detto, Dio creò l'uomo buono affinché vivesse nel bene, e diede a lui questo luogo, il paradiso terrestre, come promessa, come caparra, anticipo della felicità eterna, della pace, dice più specificamente. E al verso 94 aggiunge: per sua difalta qui dimorò poco, cioè per il suo peccato qui l'uomo stette poco. Per sua difalta, in pianto e in affanno cambiò onesto riso e dolce gioco, cioè per la sua colpa cambiò il riso, il sorriso onesto e il dolce gioco,
scegliendo il piano e la fatica, il pianto e la fatica, l'affanno. E dopo aver ricordato la colpa dell'essere umano nell'aver perso questa pace inalterata, al verso 97 passa, come vi dicevo, a collegare la pace cui era destinato il genere umano nell'Eden con la serenità costante, del tempo atmosferico. Al verso 97, perché il turbar che sotto da sé fanno l'installazione dell'acqua e della terra, che quanto possono dietro al calor vanno, all'uomo non facesse alcuna guerra, questo monte sullo verso del salio verso in ciel tanto è libero né d'indi ove si serra. Allora, affinché i turbamenti di sotto, cioè del mondo dei vivi, che fanno per se stesse le esalazioni delle acque e della terra, che nella misura del possibile vanno dietro il caldo, cioè affinché questi turbamenti che ci sono al mondo all'uomo non facesse alcuna guerra, quindi all'essere umano destinato a vivere nell'Eden non disturbassero, questo monte salì tanto verso il cielo, cioè l'altezza straordinaria di questo monte, sulla cui cima c'è appunto il paradiso terrestre, si deve al fatto che Dio volle rendere quella terra così in alto immune ai cambiamenti atmosferici che ha la base della montagna, per esempio, e il mondo, chiaramente. E anche per questo il monte è libero di questi turbamenti da dove si chiude, cioè dalla porta. Vi ricordate che nel canto nono del Purgatorio, Dante e Virgilio avevano attraversato, come tutte le anime dei penitenti, la porta di cui, insomma, l'angelo portiere, ha fatto entrare al Purgatorio vero e proprio. Quindi sta dicendo Matelda, l'altezza del monte e la sicurezza, la protezione contro i turbamenti atmosferici si devono al fatto che Dio aveva programmato una serenità e una pace dell'Eden indisturbata da piogge, grandini, nevi, eccetera. Ora, adesso manca, Dante si starà domandando, ah vabbè, infatti allora quello che mi ha detto Stazio è giusto, non ci sono alterazioni. Dante si starà domandando, allora da dove proviene quell'acqua e da dove proviene quel vento che io sento stormire tra le fronde? E quindi ora arriva la spiegazione doppia. Doppia perché appunto Dante aveva domandato sull'acqua e sul rumore della foresta. Quindi tra il verso 103 e il 120 lei parlerà del suono del vento che Dante ha sentito e di come crescono le piante anche al mondo. E al verso 121 comincerà a spiegare l'origine di questo fiume che la sta separando da Dante. Quindi al verso 103, or perché in circuito tutto quanto l'aere si volge con la prima volta, se non gli è rotto il cerchio da alcun canto, in questa altezza che è tutta disciolta nell'aere vivo, tal moto percuote e fa suonare la selva perché è folta. Questo è meraviglioso. Cioè, lei ha prima detto che quel suono che ha sentito Dante non è un vento naturale provocato dallo spostamento delle masse d'aria verso il caldo come succede nella Terra. Dice orbene, perché? Cioè, a causa del fatto che
Tutto quanto l'aere, cioè tutta l'aria, si volge in circolo, in cerchio, con la prima volta. La prima volta, secondo alcuni, è il cielo della Luna, che è il primo cielo andando dalla Terra verso l'Empireo. Secondo altri, invece, è il primo mobile, cioè il nono cielo, che è quello che imprime il suo movimento a tutto il resto dei cieli. Non importa in questa sede qual è. La cosa stupefacente è che Matilda sta dicendo che quell'aria non si deve, diciamo, come i venti del mondo, ai cambiamenti delle masse d'aria di sotto, bensì al movimento che fanno tutti i cieli, che essendo così alta questa montagna arriva a sentirsi nell'Eden. E allora, siccome tutta quanta l'aria si volge con la prima volta, quindi gira in conseguenza del primo giro in cerchio, in questa altezza che è tutta disciolta nell'aria viva, cioè che è del tutto aperta all'aria, diciamo, aperta della stratosfera, percuote tal moto, cioè il movimento circolare delle stelle, percuote su questa montagna e fa suonare la selva, cioè fa un rumore di vento tra le fronde perché la selva è folta. E cioè quello che tu hai sentito, sta dicendo, non è il rumore del vento come al mondo sentiamo tra le foglie, ma è l'aria che così in alto segue il movimento del primo mobile, cioè dei cieli. Perciò Dante aveva detto che questo venticello che lui si sentiva nella fronte era completamente regolare, perché ha la perfezione del movimento delle stelle. Non è irregolare come sono i venti del mondo, che cambiano direzione, cambiano intensità, cambiano, insomma, temperatura. Questo è del tutto regolare perché in questa cima simbolicamente si incontra la maggior felicità possibile al mondo con la perfezione del paradiso, con il movimento degli astri che nasce quando nasce il tempo e lo spazio, che è appunto il nono cielo, che più o meno a questa stessa altezza dell'anno troveremo l'anno prossimo, quando leggeremo il paradiso. Quindi non è un vento del mondo, è lo scontro tra l'aria mossa in cerchio dal movimento dei cieli contro la cima della montagna. E ora passo a dire una cosa davvero stupefacente, che è in qualche modo un'aggiunta alla domanda di Dante, al verso 109. E la percossa pianta tanto puote che della sua virtute l'aura impregna e quella poi girando intorno scuote. Cioè la pianta percossa, cioè qui sta parlando al singolare, ma chiaramente sono tutti gli alberi del bosco dell'Eden, è tanto potente, tanto può, che impregna l'aria con la sua virtù, e cioè con i semi che potenzialmente daranno vita a nuovi alberi. E quella poi, cioè l'aria già impregnata di semi di questi alberi dell'Eden, girando, scuotono i semi, quindi li lanciano da tutte le parti. E l'altra terra, cioè la terra del mondo, non più adesso quella dell'Eden di cui stava parlando, l'altra terra, secondo che è degna per sé e per suo ciel,
concepe e figlia di diverse virtù, diverse legne. Cioè, l'altra terra, la terra del mondo, a seconda di quanto è fertile, no? Di quanto è degna per se stessa e per il cielo, e cioè la possibilità di pioggia, eccetera, di umidità che gli dà, concepisce e figlia di diversi semi che cadono dall'Eden, diverse legna, diversi alberi. Quindi Matella sta dicendo che gli alberi del mondo, quelli che nascono senza essere seminati, ora si riferirà appunto a questo, vengono dal paradiso terrestre, cioè sono prodotto di semi che l'aria porta alla terra dall'Eden, dai semi che questo vento del movimento dei cieli, diciamo, trascina, avendo percosso gli alberi di questo bosco santo. Perciò poi aggiunge Matelda al verso 115: non parrebbe di là poi maraviglia, udito questo, quando alcuna pianta senza seme palese vi s'appiglia, cioè non dovrebbe essere causa di meraviglia, di sorpresa, una volta udita questa spiegazione, quando qualche pianta nel mondo sorge senza un seme evidente. Quindi quando al mondo è questo vi, no? Del verso 117, quando cresce un albero che non è stato seminato da qualcuno, cioè non dovrebbe sorprendere, no? Quando uno si domanda: ma questa pianta da dove viene? No? Viene dall'Eden. Quindi, così come attraverso questa metafora che avevamo notato prima, tra lo stormire del vento, il canto degli uccellini e le rime, il bordone, che sono invece prodotto dell'azione umana. Avevamo detto che si suggeriva che la poesia e il canto fossero sforzi degli umani per recuperare parzialmente la felicità del paradiso terrestre, e così come la similitudine con la pineta di classe, come io vi dicevo, sembra di essere un invito a cogliere i pezzi di paradiso che ci sono nel nostro mondo. Qua si suggerisce che gli alberi sono anch'essi, questi alberi naturali di cui possiamo godere al mondo, anch'essi figli degli alberi del bosco dell'Eden. E al verso 118 aggiunge Matelda: e saper dei che la campagna santa dove tu sei, d'ogni semenza è piena e frutto ha in sé che di là non si schianta. Cioè devi sapere che la campagna santa dove sei tu, e cioè l'Eden, è piena di ogni seme e ha in sé frutti che poi non crescono nel vostro mondo. E cioè si capisce che l'immutabilità del clima dell'Eden e la fertilità della sua terra eccedono chiaramente le terre del mondo, e quindi lì cresce ogni pianta possibile che qui al mondo non si conosce. Scusate, interrompo un attimo perché vedo che qualcuno ha scritto sulla chat. Quindi l'Eden ha una certa relazione con il mondo reale, cioè l'inferno e il purgatorio sono chiusi al mondo, ma l'Eden no. Allora, innanzitutto devo dire che per Dante l'Eden è più reale del mondo dove noi abitiamo, eh? Ed è nel nostro mondo. Cioè, l'inferno è chiuso, chiaramente, perché è un imbuto in mezzo, sotto Gerusalemme, all'emisfero nord. Il purgatorio,
sono chiusi al mondo dei vivi, nel senso che i vivi, tranne che per qualche eccezionale missione divina, come il caso di Dante, non accedono all'inferno. E anche il purgatorio è chiuso da quel punto di vista, ma è apertissimo per le anime perché Dio li attende là, no? L'Eden è chiusissimo, non solo ai vivi, ma anche, diciamo, alle anime, perché è diventata una terra di passaggio. Ma sono al mondo, sono, diciamo, Dante ubica questa montagna che ha nella sua, diciamo, parte principale le sette cornici del Purgatorio e nella sua cima l'Eden, agli antipodi dell'inferno, quindi di Gerusalemme, all'emisfero sud, non, diciamo, casualmente nel posto dove l'uomo peccò, che è agli antipodi del posto dove Cristo risanò quella ferita. Va bene? E non a caso, come vedremo, secondo, diciamo, un'idea che Dante sembra seguire, il legno della croce di Cristo è preso dall'albero della scienza dal quale hanno mangiato Eva e Adamo, per colpa dei quali siamo qui a interagire attraverso Zoom, va bene? Invece di comunicarci tranquillamente, al paradiso terrestre senza dover spiegare niente. Va bene? Allora, fisicamente tutti e tre sono al mondo, eh? L'inferno, il purgatorio e l'Eden, che è alla cima della montagna del purgatorio. Dal punto di vista fisico sono tutti e tre al mondo. Infatti, la grande svolta del viaggio di Dante è quando lascia questo mondo per andare nel paradiso. Va bene? Ma dal punto di vista simbolico, insomma, tutti e due i regni, l'inferno e il purgatorio, sono, diciamo, contigui alla vita del mondo perché ne sono la conseguenza. Va bene? Allora, al verso 121, come vi dicevo, comincia la seconda parte della risposta. Finora Matilda ha spiegato la causa straordinaria, celestiale, potremmo dire, del venticello piacevolissimo del paradiso terrestre. Ora invece spiegherà la causa di quel fiume, no? Come si alimenta questo fiume se non ci sono piogge? Allora, l'acqua che vedi non sorge di vena che ristori vapor che gel converta come fiume che acquista e perde lena. Cioè l'acqua che stai vedendo non sorge da una fonte ristorata, cioè alimentata da un vapore che poi converte in gelo e in pioggia che cade, no? Cioè dalle precipitazioni che nascono appunto dallo scontro tra il gelo, cioè il freddo, e il vapore caldo, come un fiume che si ingrandisce e diminuisce il suo corso a seconda della stagione, no? Quindi che acquista e perde lena, forza. Quindi sta dicendo, quest'acqua non deve la sua presenza, la sua esistenza alle piogge, e quindi non è di quei fiumi che possono essere più pieni o meno. Ma, verso 124, ma esce di fontana salde certa, cioè esce da una fonte certa e salda, quindi invariabile, che tanto dal voler di Dio riprende quant'ella versa da due parti aperta, che prende tanta acqua dal volere di Dio, quindi è un fiume
diciamo, divino, non un fiume di origine naturale, quanto poi versa aprendosi in due parti, che ora vedremo quali sono. Da questa parte, cioè qui, Matella si riferisce al fiume che appunto separa Dante da lei, no? Da questa parte con virtù discende che toglie altrui memoria del peccato. Quindi da questa parte è come se ci fosse una fonte unica che poi si separa in due. Dante ne sta vedendo una. Dice, questa parte ha la virtù di togliere a tutti, agli uomini, la memoria del peccato commesso. Dall'altra parte, che è un fiume che Dante non ha ancora visto, d'ogni ben fatto la rende. Cioè, dall'altra parte, l'acqua di un altro fiume, ma che ha la stessa origine di questo che Dante sta vedendo, rende la memoria di ogni bene che l'uomo ha fatto. Quindi, buone azioni che la memoria ha perso, cioè che si sono scordati, bevendo da queste acque che Dante non sta vedendo ancora, si ripristina, si recupera la memoria delle buone azioni commesse. Quindi chiaramente sono due fiumi di effetto complementare. L'uno, quello che Dante sta vedendo, toglie la memoria del peccato. Chiaramente chi arriva a bere da queste acque ha già lavorato sodo per pagare il debito del peccato. Intanto si è pentito in vita e quindi i peccati di cui si è pentito sono stati cancellati da Dio. Ma poi ha lavorato, come per esempio Stazio, tutti questi secoli per lavarsi dall'inclinazione verso ogni peccato che l'aveva fatto peccare in vita. Quindi quando si arriva a questo fiume, che come vedremo è un fiume nelle cui acque si devono immergere tutti, non solo Dante, tutte le anime, e questo lo capiamo appunto grazie al personaggio di Stazio, il debito di peccato è già stato lavato, però ne rimane la memoria, che in qualche modo graverebbe sulla gioia del paradiso, la memoria del peccato commesso. Quindi qui, attraverso l'immersione in questo primo fiume, si cancella la memoria del peccato. Ma inoltre, e questa è invenzione puramente dantesca, si recupera la memoria del bene che si è fatto nella vita. Continua dunque Matelda al verso 130. Quincile te. Cioè qui l'Etè, così dall'altro lato è uno e si chiama. Allora, questo fiume che stai vedendo e che, cioè, sulle cui rive opposte sono Matelde e Dante, si chiama l'Etè. Il l'Etè è appunto un fiume che Dante ha sentito nominare perché il Lethe, della tradizione greca e poi latina, e che quindi Dante conosce attraverso l'Eneide, che era per i classici il fiume dell'oblio, della dimenticanza totale, e che qui Dante, diciamo, restringe, rende selettivo. Non è che si dimentica tutto, bensì solo il peccato commesso. E addirittura Dante poi aggiunge, questo è un noè, che è una sua invenzione, che vorrebbe dire etimologicamente buona memoria, che è appunto quello che ci permette di ricordare il bene che abbiamo fatto. Questo è molto interessante, cioè perché rispetto alle sue fonti amatissime latine, Dante evidentemente considera che la beatitudine, cioè la visione diretta di Dio, cui queste anime che arrivano qui sono vicinissime, vicinissime, no? Perché noi come lettori dobbiamo ancora leggere un intero libro, perché Dante come umano, prima di vedere Dio faccia a faccia, deve fare un percorso progressivo di avvicinamento
che implica il viaggio attraverso i sette cieli fisici, l'ottavo cielo, il primo mobile e solo dopo vede Dio. Però il resto delle anime, cui sono destinati in realtà questi fiumi, no? Perché la presenza di Dante lì è eccezionale, quando bevono da queste acque, il loro volo nell'Empireo è imminente, cioè gli manca niente per vedere Dio, solo dimenticare appunto i peccati commessi, perché ne deriverebbe una certa tristezza che intaccherebbe la gioia della beatitudine, ma se ne andranno a vedere Dio con la memoria di tutto il bene fatto. E questo è eccezionale, perché mentre l'oblio era condizione per i classici, per quelli che nei campi Elisei, insomma, godevano di questo locus amoenus che tanto rassomiglia l'Eden giudeo-cristiano nella visione di Dante, per la beatitudine cristiana, la memoria del bene della vita integra la visione di Dio. Questo è importantissimo. Perché vuol dire che quando ogni salvato vede Dio, non dimentica sé, cioè dimentica il male commesso, e cioè quella deviazione diciamo, dal volere divino, ma tutto il bene che ha fatto lo ricorda, e quindi la sua individualità si unisce alla, diciamo, all'infinito che è Dio, senza perdersi in essa. Questa è la meraviglia, diciamo, della salvezza nella concezione cristiana e specificamente dantesca, che mette queste unoe qua, no? Il fatto che i salvati vedranno perfettamente se stessi e il piano divino, e loro nel piano divino, e si fonderanno nella volontà di Dio con tutta la loro individualità intatta. Questa è che è incomprensibile a noi, no? È parte del miracolo appunto della salvezza. Però vabbè, avremo modo di parlare di questo nella primavera del 2022, quando Dante appunto arriverà all'Empireo. Ma mi soffermo un attimo su questo, perché è doveroso, quando Dante fa, diciamo, una innovazione rispetto della tradizione, come questo è uno, pensare alle conseguenze importantissime di questo, no? Cioè all'importanza che la memoria della propria storia ha nella condizione dei salvati, vero? Come appunto ogni bene commesso, come preparazione individuale, a volte inconsapevole, alla salvezza, appunto. Allora, dopo aver nominato le unoe per la prima volta nella storia dell'umanità, al verso 131 aggiunge Matelda: e non adopra se quinci e quindi pria non è gustato, cioè questa memoria del bene non si, diciamo, non agisce se prima non si beve dalle acque dell'Eteo. A tutti altri sapori, questo è di sopra, cioè a tutti i sapori di tutte le bibite che conosciamo, il sapore delle acque dell'Eunoè, cioè di quelle acque che ci permettono di recuperare il bene operato al mondo, è superiore. E ci possiamo credere, no? Se noi potessimo vivere solo ricordando il bene che abbiamo fatto, è un sapore chiaramente inimmaginabile. E qui al verso 134 inizia l'ultima parte importantissima del canto, perché in rigore, come la stessa Matelda dice, quello che ha domandato Dante è già soddisfatto, no? Perché lei ha spiegato da dove viene quest'acqua e da dove viene il vento. Ma ora aggiunge una cosa che è più destinata a Virgilio e Stazio che a Dante.
verso 134. E avvegna che assai possa essere sazia la sete tua, perché io più non ti scuopra, darotti un corollario, pur per grazia. Allora, nonostante già sia saziata la tua sete, anche se io, diciamo, non ti dico più niente, ti darò un corollario ancora per grazia, quindi gratuitamente. Né credo che il mio dirti sia men caro se oltre promission te così spazia, e non credo che il mio dire ti sia meno gradito perché vada oltre quello che ti avevo promesso, cioè di rispondere alla tua domanda. Ed ecco il corollario, che è veramente di una modernità incredibile da parte del Dante scrittore. Quelli che anticamente poetaro l'età dell'oro e suo stato felice, forse in Parnaso e Stoloco sognarono. Cioè, quelli, teco vuol dire con te, come meco vuol dire con me. Allora, quelli che poetarono anticamente, cioè i pagani, dell'età dell'oro e del suo stato felice, cioè il mito dell'era di Saturno che precedeva ogni alterazione, le guerre, la violenza e il lavoro. Qui, diciamo, Matelda si sta riferendo soprattutto al primo libro delle Metamorfosi di Ovidio, forse in Parnaso, cioè nel Monte delle Muse, sognarono questo luogo. Cioè, mentre scrivevano dell'età dell'oro e dell'era di Saturno, quello che il loro sogno significava veramente, senza che loro lo sapessero, era questo luogo, l'Eden. Qui fu innocente l'umana radice, cioè il genere umano in origine fu innocente qua, non nell'era di Saturno, come loro scrivevano. Qui è sempre primavera e i frutti crescono sempre. Questo, il Leteo, è il nettare di cui parlano loro. Questi tre ultimi versi sono una traduzione appunto della prima del primo libro delle Metamorfosi di Ovidio, che qua Matelda sta interpretando in modo giudeo-cristiano. Sta dicendo loro non lo sapevano, ma in realtà quando parlavano dell'era dell'oro, stavano parlando di questo luogo che non potevano conoscere perché appartenevano a una cultura politeistica, quella degli dei falsi e bugiardi, di cui ci ha parlato Virgilio nella Selva. Allora, finita questa rivelazione straordinaria, che è chiaramente qualcosa che Virgilio impara grazie al fatto che ha accompagnato Dante fino a lì, altrimenti non avrebbe mai avuto questa notizia sull'analogia tra l'età dell'oro pagana e l'Eden della Bibbia. Dante, che è davanti, è vicino alla riva del fiume e ha Virgilio e Stazio dietro, si gira perché ha capito che questo corollario è significativo soprattutto per loro. E al verso 145 leggiamo: Io mi rivolsi indietro allora tutto ai miei poeti. Questo tutto e questo possessivo è molto significativo, no? Perché il fatto che Dante si giri tutto, no? Come con la gratitudine che deve ai suoi poeti, dai quali ha tanto imparato, e vidi che con riso udito avean l'ultimo costrutto, e vidi che loro avevano sentito l'ultimo discorso di Matelda con un sorriso. Questo sorriso è tra le cose più meravigliose di questo libro, perché
Nel caso di Stazio è un sorriso forse facile, no? Perché Stazio, grazie all'Egloga Quarta, come sappiamo, si è convertito al cristianesimo e tra un po' vedrà Dio, no? Ma e quindi tutto questo l'avrebbe capito di lì a poco quando vedrà Dio e vedrà tutta la verità in Dio. Ma nel caso di Virgilio, che sta per tornare all'inferno, questo sorriso implica l'accettazione lieta del ruolo propedeutico che svolse nei confronti della felicità altrui. Cioè accetta con un sorriso il fatto di aver sognato una verità di cui non potrà godere poi. È il sorriso, insomma, della generosità, della delicatezza di chi è destinato tragicamente all'ignoranza, avendo però preparato il mondo per la rivelazione futura. Questo è il ruolo di Virgilio. E questa è la grandezza di Virgilio, che con un sorriso accetta questa sua funzione provvidenziale. E Dante, dopo aver visto questo sorriso, all'ultimo verso, poi alla bella donna tornai il viso. Dante, dopo essersi rassicurato che il suo Virgilio sta bene, guarda Matelda, la bella donna, con un gesto simbolico della preparazione della letteratura antica cui lui tanto deve per poi andare nel posto che agli antichi pagani è vietato. Così si chiude questo canto bellissimo, un po' stilistico, un po' anche insomma petrarchista per il tono, no? Grazie al quale sappiamo che Dante poteva fare quello che voleva con la lingua, no? Perché avrete notato il tono così diverso dal resto del libro e così magistrale, ciononostante, perché è capace di padroneggiare proprio tutti i toni possibili. Vedo che c'è qualcosa sulla chat. Come si sa che si tratta di Matelda, l'ho detto prima, io l'ho anticipato, in questo canto in realtà non si sa, si sa molto dopo, però per evitare perifrasi un po' lunghe, la donna con cui sta parlando Dante, ho anticipato il nome, tanto non vi spoileo niente perché comunque non sappiamo chi è questa Matelda, va bene? Quindi gli abbiamo solo messo il nome e prendiamo atto del fatto che il lettore spontaneo lo viene a sapere in realtà abbastanza dopo. Va bene? Allora, se non avete più dubbi, lo rileggiamo. Intanto aspettate che controllo di avere tutte le pagine, così non faccio la figura che ho fatto la settimana scorsa. Sì, in questo caso c'è, l'altra volta mi ero persa le pagine. Sì, qualcuno vuole domandare qualcosa? Sì, Mi sento. io Claudia sono Giselle. Sai Sì, ti che ho sento. un dubbio di questo canto sulla geografia della terra, perché c'è qualcosa che non capisco. Qui dice Dante che l'Eden è così alto perché Dio vuole che sia allontanato, no? Da tutti i cambiamenti, eccetera. Ma io pensavo che questa montagna, anche l'Eden, era conseguenza dalla caduta di Lucifero nel centro della Terra e la Terra si era spostata da questa caduta. Allora c'è qualcosa che non va, almeno nella mia testa. No, tutte e due le cose sono vere, cioè questa è la grandiosità del piano divino, cioè quando cade Lucifero e per la prima volta nella creazione c'è il male, nello stesso momento in cui la terra si apre lasciando questo abisso che sarà l'inferno, allo stesso momento si forma già agli antipodi, molto prima dell'esistenza dell'uomo,
la possibilità della salvezza che solo Cristo verrà a possibilitare dopo il peccato originale che avrà luogo nella cima di questo purgatorio. Quindi nel piano divino, dove il tempo non esiste, perché come dirà Beatrice, Dio è quel punto dove tutti i tempi sono presenti, sono presente, nel piano divino, dal primo tradimento, che è quello di Lucifero, che è un angelo, non esiste ancora l'umanità, è già previsto tutto. Il luogo edenico, ideale, di eterna pace senza piogge, dove l'uomo è destinato a esserci, ma dove è destinato anche a peccare, dove peccherà, e il purgatorio che permetterà dopo diciamo l'avvento di Cristo la salvezza e il raggiungimento del paradiso. Va bene? Sì, grazie. E, prego, metto le mani avanti. Il fatto che Dio sappia tutto in anticipo non toglie la libertà. Dio sa quello che ogni essere umano deciderà liberamente. L'anno prossimo parleremo con calma di questo paradosso solo apparente. Anch'io voglio... La possibilità della convivenza tra l'onniscienza divina e il libero arbitrio è qualcosa di cui si parla esplicitamente nel paradiso, quindi avremo modo di tornarti. Qualcuno voleva domandare? Io. Sì, Rosa. No, sì. Sì. Volevo chiedere, vedo una cosa diversa tra la Bibbia e Dante. Perché Dante scrive che nel paradiso terrestre ci sono alberi, fiori, eccetera, senza fare il lavoro di germinare, non se, bueno, sì, di seminare, certo. Seminare, sì. Ma nella Bibbia dice che l'uomo è stato creato per lavorare. E io avevo capito per questo che nel paradiso terrestre l'uomo lavorava. Che ne pensi? In realtà, sì, grazie. In realtà ci sono diverse divergenze tra il Genesi e il paradiso terrestre che vede Dante. E i fiumi sono la primissima cosa, no? Perché nella Bibbia sapete che ci sono quattro fiumi nell'Eden. E allora Dante domanderà di questo nei prossimi canti, ne parleremo. Quanto al lavoro, io non sono esperta di queste cose, ma da quello che ne so, nella concezione giudeo-cristiana ci sono due concezioni, diciamo, opposte del lavoro. Uno è il lavoro positivo, attraverso il quale l'uomo, seguendo la natura, collabora, nella sua misura mortale ovviamente, con la creazione divina. Quindi sarebbe quello che Dante chiama l'arte, che deve seguire la natura, che è figlia di Dio, e quindi è un tipo di lavoro senza frustrazione, è un lavoro che rende felici, perché è il lavoro attraverso il quale si continua la creazione divina nella misura umana. Per questo tipo di lavoro l'uomo è stato creato. Poi c'è anche la concezione negativa del lavoro come, diciamo, prodotto del peccato originale, che è il sudore, no? È quello che metaforicamente detto guadagnarsi il pane con il sudore della fronte, partorire con dolore, questo sì è prodotto del peccato, che implica il lavoro che non viene bene, il lavoro faticoso, il lavoro appunto, diciamo, che in italiano può essere il travaglio, no? Il lavoro travagliato. Che a volte non è
diciamo, non va d'accordo in un modo armonioso con la natura. È un lavoro che trova la natura ostile. Questo è prodotto del peccato. Bene, grazie, è chiaro. Grazie. Prego, sì, è chiaro, ma non so se sia vero, no? Perciò ho premesso tutto questo con la considerazione che eccede la mia conoscenza dantesca, e quindi non fidatevi troppo. Ecco. Rileggiamo il canto? Vago già di cercar dentro e dintorno la divina foresta spessa e viva, che agli occhi temperava il nuovo giorno, senza più aspettar lasciai la riva, prendendo la campagna lento lento su per lo suol che d'ogni parte oliva. Un'aura dolce, senza mutamento avere in sé, mi feria per la fronte, non di più colpo che soave vento, per cui le fronde tremolando pronte tutte quante piegavano alla parte u la prima ombra gitta il santo monte. Non però dal loro esser dritto sparte tanto che gli augelletti per le cime lasciasser d'operare ogni loro arte, ma con piena letizia l'ore prima cantando ricevieno intra le foglie che tenevan bordone alle sue rime, tal qual di ramo in ramo si raccoglie per la pineta in sul lito di chiassi, quando eolo lo scilocco fuor di scioglie. Già m'avean trasportato i lenti passi dentro alla selva antica tanto ch'io non potea rivedere ond'io m'intrassi, ed ecco più andar mi tolse un rio ch'inver sinistra con sue picciule onde piegava l'erba che in sua ripa uscio. Tutte l'acque che son di qua più monde parieno avere in sé mistura alcuna verso di quella che nulla nasconde. Avvegna che si muova bruna bruna sotto l'ombra perpetua che mai raggiar non lascia sole ivi né luna. Coi piedi stetti e con gli occhi passai di là dal fiumicello per mirare la gran variazione di freschi mai. E là m'apparve, siccome egli appare subitamente cosa che disvia per maraviglia tutto altro pensare, una donna soletta che si gia e cantando e scegliendo fior da fiore, ond'era pinta tutta la sua via. Deh, bella donna, che ai raggi d'amore ti scaldi, se ho credere a sembianti che sogliono esser testimon del cuore, vegnati in voglia di trarreti avanti, dissi io a lei, verso questa rivera, tanto che io possi intendere che tu canti. Tu mi fai rimembrar dove qual era Proserpina, nel tempo che perdette la madre lei, ed è la primavera. Come si volge con le piante strette a terra, intra sé donna che balli, e piedi innanzi piedi appena merte, volsersi in sui vermigli, in sui gialli fioretti verso me, non altrimenti che vergine che gli occhi onesti avvalli. E feci i prieghi miei esser contenti, sia pressando sé che il dolce suono veniva a me coi suoi intendimenti. Tosto che fu laddove l'erbe sono bagnate già dell'onde del bel fiume, di levar gli occhi suoi mi fece dono. Non credo che splendesse tanto lume sotto le ciglia Venere, trafitta dal figlio fuor di tutto suo costume. Ella ridea dall'altra riva dritta, trattando più color con le sue mani che l'alta terra senza seme gitta. Tre passi ci faceva il fiume lontano, ma Elesponto l'ave passò serse, ancora freno a tutti orgogli umani, più odio da Leandro non sofferse per mareggiare intra Sesto e Abido che quel da me perché allor non saperse. Voi siete nuovi e forse perch'io rido, cominciò ella, in questo luogo eletto all'umana natura per suo nido, maravigliando tien di alcun sospetto. Ma luce rende il salmo delettasti che puote disnebbiar vostro intelletto.
E tu che sei dinanzi e mi pregasti, di s'altro voglio dir ch'il venni presta ad ogni tua question, tanto che basti. L'acqua di Sio e il suon della foresta impugnan dentro a me novella fede di cosa chi udì contraria a questa. Ondella, io dicerò come procede per sua cagion ciò che ammirar ti face, e purgherò la nebbia che ti fiede. Lo sommo ben che solo esso a sé piace, fe l'uomo buono e appene questo loco diede per arra a lui d'eterna pace. Per sua difalta qui dimorò poco. Per sua difalta in pianto e in affanno cambiò onesto riso e dolce gioco. Perché il turbar che sotto da sé fanno l'esalazione dell'acqua e della terra, che quanto possono dietro al calor vanno, all'uomo non facesse alcuna guerra, questo monte salio verso il ciel tanto, e libero ne è d'indi ove si serra. Or perché in circuito tutto quanto l'aere si volge con la prima volta, se non gli è rotto il cerchio d'alcun canto, in questa altezza che è tutta disciolta nell'aere vivo, tal moto percuote e fa sonar la selva perché folta. E la percossa pianta tanto puote che della sua virtute l'aura impregna e quella poi girando intorno scuote. E l'altra terra, secondo che è degna per sé per suo ciel, concepe figlia di diverse virtù, diverse legna. Non parrebbe di là poi maraviglia, udito questo, quando alcuna pianta senza seme palese vi s'appiglia, e saper dei che la campagna santa dove tu sei, di ogni semenza è piena, e frutto ha in sé che di là non si schianta. L'acqua che vedi non sorge di vena che ristori vapor che gel converta, come fiume che acquista e perde lena, ma esce di fontana salda e certa, che tanto dal voler di Dio riprende, quant'ella versa da due parti aperta. Da questa parte con virtù discende che toglie altrui memoria del peccato, dall'altra d'ogni ben fatto la rende. Quincile te, così dall'altro lato è uno e si chiama e non adopra, se quinci e quindi pria non è gustato. A tutti altri sapori esto è di sopra. E avvegna che assai possa esser sazia la sete tua, perché io più non ti scopra, darotti un corollario ancor per grazia. Ne credo che il mio dirti sia men caro, se oltre promession te così spazia. Quelli che anticamente poetaro l'età dell'oro e suo stato felice, forse in Parnaso esto loco sognaro. Qui fu innocente l'umana radice. Qui primavera sempre ogni frutto, nettare è questo di che ciascun dice. Io mi rivolsi indietro allora tutto ai miei poeti e vidi che con riso udito avea l'ultimo costrutto. Poi alla bella donna tornai il viso. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima.